Immigrazione clandestina sgominata, associazione criminale accusata di rapine, estorsione e sequestro di persone. La politica, il PD, il commissario Sarracino, trovato un partito messo meglio di quanto pensassi. A Siena una scuola di cinese mandarino, l'inaugurazione al Lead Educational Institute. Strade bianche, campioni della due ruote si sfidano, a Siena incognita, ma il tempo, tutto questo e molto altro ancora all'interno del nostro TG. Buonasera dalla redazione di Radio Siena TV, nuovo appuntamento con l'informazione locale. Apriamo con la cronaca. Gestivano da Siena l'immigrazione clandestina di cittadini pakistani che arrivavano in Italia attraverso la rotta balcanica dopo viaggi terribili ed estenuanti. 9 persone, anche loro di origine pakistana, sono state fermate dalla squadra mobile della Questura di Siena. Alcuni componenti del consorzio criminale avevano proiezioni transnazionali e basi logistiche in Grecia e in Bosnia, accusati anche di rapina, lesione e di un tentativo di sequestro di persona a scopo di estorsione. Chiara Valentini. Una presunta organizzazione dedita al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina attraverso la rotta balcanica è stata scoperta dalla squadra mobile di Siena. 9 persone, tutte pakistane, sono state fermate tra Siena, Firenze e Como su ordine della DDA fiorentina. 4 sono accusati di far parte con vari ruoli dell'associazione, tutti a vario titolo dei reati di organizzazione all'ingresso illegale di più connazionali irregolari, rapina, lesioni e tentato sequestro a scopo di estorsione. Le indagini sono partite circa un anno fa in seguito a 2 episodi ai danni di cittadini pakistani avvenuti a Siena. Grazie alla collaborazione delle vittime, la squadra mobile ha attivato complesse indagini riuscendo a ricostruire il racket, un consorzio criminale radicato a Siena ma con basi logistiche anche in Grecia e Bosnia, che portava i pakistani a sborsare ingenti somme a un money transfer di Atene per essere condotti in Italia, dove entravano da Trieste, poi Firenze e infine Siena. Qui venivano avviati alle pratiche legali della richiesta di asilo, ma erano vittime di ulteriori minacce ed estorsioni. Proprio uno degli immigrati è stato appunto trovato in un appartamento del centro di Siena, tenuto sotto sequestro da 3 connazionali per un contestato debito di 2.000 euro. L'inchiesta, articolata e solo all'inizio, è partita dagli episodi del marzo scorso, ma era da tempo che la comunità, improvvisamente molto numerosa a Siena, era attenzionata dalla questura. Noi già dall'estate del 2022 cercavamo spunti investigativi per capire come mai Siena a un certo punto si trovava al 5° posto nazionale come immigrazione dal Pakistan. È chiaro che sono persone che già vengono di per sé attenzionate perché, come sapete, è uno Stato particolarmente attenzionato per in funzione antiterrorismo. Un aumento anomalo che aveva creato problemi in città. In una comunità piccola come quella di Siena ha creato problemi soprattutto per l'allocazione di queste persone e anche perché tanti di questi avevano preso a dormire nei parcheggi pubblici e questo creava apprensione chiaramente nella comunità senese, perché chiunque andava a parcheggiare trovava gente stesa per terra. Insomma, oltre a problemi di degrado urbano, si creavano problemi veri e propri di sicurezza, o meglio di sicurezza non percepita. La politica, il Partito Democratico, primo giorno a Siena per il commissario dell'Unione Comunale del PD Marco Sarracino, che ha voluto incontrare gli iscritti al circolo La Tuberosa. Per noi c'è la Cristiana Morte. Beh, ci sarà da fare molto, non sarà un percorso semplice, ma sono molto fiducioso perché ho trovato un partito decisamente messo meglio di come pensavo. La speranza è l'ultima a morire, un po' come la fiducia nel partito che è stato chiamato a ricostruire. Primo giorno a Siena per Marco Sarracino, commissario dell'Unione Comunale del PD e membro della segreteria nazionale. La nuova guida dei Dem ha incontrato gli iscritti al circolo La Tuberosa per tracciare una nuova rotta e con un nuovo timoniere dopo le dimissioni di Massimo Roncucci nel maggio scorso, alla luce del risultato delle elezioni amministrative, dopo un periodo di corsi e ricorsi che hanno portato al commissariamento. Parola d'ordine adesso è solo ricostruzione. Sono qui per ricostruire, per ridare credibilità a una forza politica che purtroppo ha perso le elezioni anche perché ha commesso degli errori. Allora noi analizzeremo bene quegli errori che abbiamo commesso e siamo pronti però a rilanciare il partito partendo e mettendo sempre insieme un tema di carattere nazionale, le vicende nazionali contro questa destra che in questo momento sta mettendo in seria difficoltà il paese, soprattutto sui temi economici e sociali,
però collegandole sempre alle vicende locali. Senta, il problema atavico anche a Siena del Partito Democratico è quello della formazione di diverse anime del partito. Qual è la ricetta per tenerle tutte insieme? Ma il mio tema non è tenere insieme le anime del partito. Il mio tema qui oggi è provare a ricostruire un rapporto tra il partito e la città. Perché se si è perso le elezioni è perché anche il partito è risultato quasi inutile agli occhi dei senesi, nonostante siamo la prima forza politica. Quindi il tema mio oggi è far uscire il partito dall'isolamento politico nel quale si è cacciato in questi anni, provare a ricostruire anche una coalizione alternativa alla destra locale e alla coalizione alla destra nazionale. E alla luce delle recenti elezioni regionali in Sardegna prende sempre più corpo l'ipotesi campo largo anche a Siena. È la strada giusta che vogliamo perseguire anche qui, perché mettere insieme le forze d'opposizione sia qui a Siena che a livello nazionale è l'unico modo che abbiamo per mandare a casa la destra a Siena e in Italia. Voglio incontrare ovviamente tutti i gruppi d'opposizione, lo farò con il gruppo consigliare del Partito Democratico che ho riunito oggi, ci siamo già dati degli obiettivi importanti da portare avanti, come dicevo prima. È una sfida, ripeto, non sarà semplice, ma la facciamo con tutto l'entusiasmo di cui c'è bisogno in questo momento. Un incontro straordinario dedicato alla situazione delle mense universitarie e agli studenti presenti sul territorio di Siena è quanto richiesto questa mattina dal sindaco Nicoletta Fabio al presidente della Regione Toscana Eugenio Giani attraverso una lettera. Credo sia necessario, si legge, mettersi attorno ad un tavolo e valutare una soluzione in sinergia con tutte le istituzioni coinvolte, ha spiegato il sindaco. Il mondo studentesco necessita di risposte, la città deve tornare attrattiva. Queste le sue parole. Ma cambiamo argomento, le palestre di Siena insieme per la festa della donna, l'8 marzo, una giornata di attività motoria, alle volte di Vico Bello, con la Fondazione Veronesi a favore della ricerca per il cancro femminile. Mi mosse dal cuore, questo è l'evento organizzato dalle palestre senesi che si riuniscono nuovamente per l'8 marzo, festa della donna. Dopo il successo della giornata di beneficenza per le zone alluvionate della Toscana, che ha raccolto quasi 5.000 euro, le palestre President Gymnica 2000, Fuori Asse, Simuv Studio, The Lab, tornano con un evento rivolto alla Fondazione Veronesi. Un'intera giornata di lezioni che sarà ospitata dalla Villa Le Volte di Vico Bello. In questo momento stiamo organizzando un evento proprio per la festa della donna, ma è aperto a tutti perché anche gli uomini sono molto graditi, insieme alla Fondazione Veronesi. Il programma si svolgerà in un'intera giornata sempre di attività motoria, quindi un buon motivo per muoversi, per sostenere la ricerca contro i cancri femminili. E sono orgogliosa di organizzare questo, di aver organizzato insieme alle mie colleghe e alle altre palestre che subito si sono rese attive per essere presenti nel migliore dei modi. Le palestre che saranno qui presenti il giorno dell'8 marzo sono le stesse. E vorrei anche segnalare la presenza di un presenter internazionale che viene a sostenerci con le sue due lezioni, una alle 12:30 e una alle 16:30. Si chiama Elisabetta Cinelli, è una presenter della Federazione Italiana Fitness. L'evento nasce per una causa molto importante, la ricerca sul cancro femminile, grazie alla collaborazione con la Fondazione Veronesi, proprio nella giornata dedicata alla donna. La donazione non importa quale sia, non ci deve essere né un limite, né un minimo né un massimo, va benissimo tutto. Chi ha affrontato il percorso oncologico sa bene che la ricerca è ad oggi parte fondamentale, perché è solo attraverso la ricerca che parecchie persone riescono a portare in fondo un percorso doloroso e che comunque poi dopo possono avere obiettivi di vita ben più lunghi di quelli che qualche anno fa forse non erano previsti. Quindi tutto quello che donerete andrà direttamente alla fondazione. I percorsi per donare per questa occasione sono due. Troverete un link in tutte le locandine che vengono diffuse sui social e verranno diffuse in questi giorni anche in formato cartaceo, o altrimenti presso le palestre in questi giorni, oppure venire direttamente qui alla villa di Vico Bello che ci ospiterà in questa giornata, e soprattutto sarà una giornata di festa. Unire le forze, creare sinergie e fare
fare squadra, per fare prevenzione contro il cancro e supportare le pazienti che devono affrontare un percorso oncologico. È questa la finalità della convenzione tra Azienda Ospedaliera Universitaria Senese e la Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Ce ne parla Filippo Migliattini. Si stringe e fortifica il rapporto tra l'ILT e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese. Le due realtà sono unite nella lotta contro i tumori con una collaborazione nata nel 2018, che è stata rinnovata e rafforzata grazie ad un incontro che si è tenuto nella sede senese della LILT. Rafforziamo il rapporto fra l'azienda ospedaliera universitaria e la LILT, finalizzato ad accogliere le donne che nel loro percorso trovino una malattia oncologica, soprattutto la malattia oncologica della mammella. E quindi all'interno del nostro centro di prevenzione, qui facciamo diagnosi, lo sappiamo, vogliamo che in caso appunto di presenza di una malattia oncologica le donne possano avere un percorso assistenziale garantito che li porti fino alla cura e eventualmente a un intervento chirurgico, e questo all'interno del nostro policlinico, quindi nel nostro territorio, per dare conforto alle donne che in un momento come questo sicuramente si trovano in un momento di smarrimento. Abbiamo implementato, aggiunto un ulteriore percorso, la collaborazione con la LILT è molto datata e è molto utile, insomma, avere forme di collaborazione per dare più risposte. D'altronde il nostro è un ospedale che deve fare tante cose, deve garantire il primo livello alla città di Siena, deve garantire l'alta specialità, e quindi se qualche volta facciamo squadra con altre realtà riusciamo a fare le cose meglio. Quindi sono felice di questo ulteriore percorso che abbiamo messo in piedi, sono certo che sarà molto utile per le donne. Mandarino in salsa taiwanese, ha appena aperto le porte la seconda scuola in Italia. A suon di musica si è alzato anche a Siena il sipario sulla seconda scuola italiana di mandarino, che si trova all'interno della scuola Lead Educational Institute in Piazza Indipendenza. La prima scuola si trova a Roma e altri 14 centri saranno aperti negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Belgio, in Spagna, in Polonia e nei Paesi Bassi. Speriamo da quest'anno il centro di Taiwan a Siena potrà portare tantissime opportunità per i cittadini senesi per imparare la vera lingua mandarino classico. E il centro di Taiwan non solo una scuola di lingua, è molto di più, perché portiamo anche i corsi della cultura, facciamo conoscere anche la nostra cultura orientale, anche tantissimi corsi di calligrafie e dell'arte di Taiwan. Un modo per offrire una prospettiva diversa e unica sull'apprendimento della lingua e cultura cinese e taiwanese. Onestamente, 9 anni fa, Chachi e io, noi ci siamo incontrati e da lì abbiamo sempre pensato di fare un progetto insieme. Ora, quando è venuto questo progetto, a me è sempre piaciuto, abbiamo parlato e abbiamo detto perché no, cominciamo la seconda in Italia. E sì, dobbiamo, perché anche a LID noi abbiamo sempre puntato in alto per fare tutte le cose per bene. Siamo la scuola più recensita di Siena e ora noi vogliamo fare un altro progetto e anche prendere questo e andare più avanti possibile. A partecipare all'inaugurazione anche il rappresentante di Taiwan per l'Italia, che ha voluto fortemente puntare sulla formazione a Siena ed è convinto che possa offrire una prospettiva innovativa sull'apprendimento della lingua cinese. Thank you very much. I think it's very pleasure to visit this beautiful city once again. I came to this city many times. I enjoy very much. And today we also... È un vero piacere tornare a visitare questa città splendida, dove sono già stato molte volte, e oggi sono particolarmente felice perché inauguriamo questo centro, che è il secondo in Italia. La scorsa settimana abbiamo inaugurato l'altro, quest'anno abbiamo pianificato l'apertura di 2 scuole di mandarino in questo paese. L'esperienza che abbiamo vogliamo trasmetterla alle persone. Una mostra fotografica nella contrada della Chiocciola con gli scatti di Palio tra gli anni 70 e 80 del fotografo ungherese Zoltán Nagy. Veronica Costa.
Impressioni, Siena del Palio negli scatti di Zoltan Nagy. Questa è la mostra fotografica allestita nel Museo della Contrada della Chiocciola. Un racconto in bianco e nero del Palio tra fine anni 70 ed inizio anni 80, che fu commissionato al fotografo ungherese da Gerard Bugonen, vivace intellettuale appassionato chiocciolino. Il nipote Filippo Rosati, dopo aver ritrovato questo materiale, ha deciso insieme alla Contrada di mostrarlo al pubblico per la prima volta. La mostra è aperta fino al 10 marzo, anche su prenotazione. Sono circa 250 scatti che lui aveva commissionato fra il 78-79, 82-83 a questo fotografo. Quindi sono tantissimi, abbiamo fatto una certa cernita. Io, Anna Maria Ceccarelli e Angela Pasquinuzzi, che sono quelle che mi hanno aiutato nell'allestimento. L'allestimento che, come puoi vedere, abbiamo cercato di rendere organico. Cioè, non è facile che una mostra fotografica gli si possa dare un iter, no? Noi abbiamo cercato di darglielo attraverso delle foto, come puoi vedere, di Siena e anche di personaggi. Le immagini di uno che a Siena ci è venuto per questa occasione, come puoi vedere, sono particolari, perché abbiamo dal cero al bambino con i diti in bocca, all'abbraccio dei ragazzi. Allora, il materiale io non ne conoscevo l'esistenza fino a un anno e mezzo fa, quando è venuto a mancare mio nonno, appunto, e mia nonna, come eredità, diciamo, ha deciso di donarmi queste due scatole che non avevo mai visto in vita mia, contenenti queste 250 foto su Siena, che poi mi sono divertito per giorni e giorni a sfogliarle, finché non ho pensato che, ne sa, magari possono servire a qualcosa in Contrada, o sarebbe bello farle vedere, perché sono momenti del passato che si sono bloccati grazie a queste foto, ma un passato che noi della nostra generazione non conosciamo. Ex voto della compagnia Francesca Selva alla Pinacoteca Nazionale di Siena domani, in scena grazie alla rassegna Danzarte. Danzarte, azioni di danza tra i quadri della Pinacoteca di Siena, un dialogo a due voci intimo ed emozionante, ispirato all'iconografia popolare degli ex voto, da cui lo spettacolo di Francesca Selva prende proprio il nome. Protagonisti il danzatore Luciano Nuzzolese e la soprano Serena Saccardi, una proposta nuova in sintonia con l'atmosfera magica della Pinacoteca Nazionale di Siena. Andrà in scena domani alle 15.45 e alle 17.15 nell'ambito della rassegna Danzarte, nata dalla sinergia fra Pinacoteca Nazionale e Fondazione Toscana Spettacolo. La compagnia Francesca Selva, il consorzio coreografi danza d'autore, porterà in un spazio prestigioso come quello della Pinacoteca Nazionale, che ci ospita e in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo, Ex Voto, la nuova produzione di Francesca Selva, un progetto per danzatore e per soprano. Il danzatore Luciano Nuzzolese, il soprano Serena Saccardi presenteranno questa opera di breve durata nell'ambito della rassegna Danzarte. E oltre a musiche liriche saranno presenti anche musiche contemporanee dell'autore, del compositore Marco Alberghini. Subito dopo gli spettacoli sono previste visite guidate alla sezione rinascimentale e manierista del museo. Il progetto ha infatti l'obiettivo di valorizzare la contaminazione fra linguaggi espressivi e trasformare i musei in teatri. Più linguaggi, più arti, questo è uno degli scopi di Francesca, quello proprio di produrre e di avere sempre uno sguardo rivolto ad altri linguaggi, proprio per migliorare sempre più la propria esperienza di ricerca coreografica. Adesso la provincia, Colle Valdelsa, un giorno dietro le quinte della campagna social di Riccardo Vannetti, candidato sindaco del centro-sinistra a Colle. In questo contenuto si parla del salario minimo, un tema molto caldo per noi. Simone De Mianturi. Abbiamo assistito al backstage di uno dei reels, ovvero dei video brevi e ad effetto per Instagram e per i social in generale, del candidato sindaco del centro-sinistra Riccardo Vannetti.
Nello specifico, il contenuto del reel, peraltro già diffuso sui canali social, riguarda il salario minimo. Vannetti ha detto: «Il salario minimo entrerà nel mio programma elettorale. Chi lavora per le ditte appaltatrici del comune non dovrà mai più ricevere meno di 9 euro all'ora. Se sarò eletto sindaco, anche a Colle ci dovrà essere un salario minimo per le persone che lavoreranno per il comune. Non si devono più accettare salari inferiori a 9 euro all'ora per i lavoratori impiegati nell'ambito degli appalti e dei subappalti comunali. Bisogna dare dignità a chi lavora e combattere il lavoro povero e sottopagato». Questo sarà uno dei tantissimi argomenti di discussione dell'evento di domenica, rinominato Colle Officina Comune, ovvero un esperimento collettivo di partecipazione. Anzi, sarà il primo esperimento di confronto, scambio e progettazione condivisa del programma elettorale targato Riccardo Vannetti. E spostiamoci adesso a San Gimignano, la nuova circonvallazione agli investimenti sulla scuola, passando per le riqualificazioni di ex ospedale e ex carcere. Il sindaco Andrea Marrucci è attivo su più fronti per la San Gimignano del futuro. Simone Damianturi. Giorni intensi per la comunità sangimignanese nell'arco di pochi giorni, tanti temi che hanno interessato la città delle torri. Tanto lavoro dunque per il sindaco Andrea Marrucci, il quale si ricandiderà per le elezioni amministrative di giugno per il Partito Democratico. Manca davvero poco all'apertura della circonvallazione. La progettazione dell'opera è della provincia di Siena, per un importo complessivo di oltre 13 milioni di euro. La nuova arteria stradale collegherà la SP47 di Castel San Gimignano e la SP69 di Cellole, bypassando l'abitato. Da pochi giorni sono stati presentati inoltre due grandi cantieri che vanno a riqualificare due complessi storici sangimignanesi. Uno è l'ex ospedale di Santa Fina, che diventerà un presidio socio-sanitario cardinale della Valdelsa, e l'altro è l'ex carcere ed ex convento di San Domenico, che diventerà fulcro di vita sociale e turistica. Per entrambi si tratta di lavori da milioni e milioni di euro, rispettivamente 16,4 milioni e 23 milioni di euro. Inoltre è partito anche l'allestimento del cantiere per la realizzazione della nuova scuola primaria elementare, con annesso auditorium da 250 posti. 5,8 milioni di euro per la scuola, di cui 5 provenienti dal PNRR e 800.000 dal bilancio comunale. Adesso spostiamoci a Chianciano, si spacca la lista punto a capo del sindaco Marchetti, due diverse liste alle elezioni, ce ne parla Francesca Campanelli. Punto e a capo si spacca la lista che con il sindaco Marchetti guida Chianciano Terme da 10 anni, perde Lega e Forza Italia. Il consigliere Stefano Giorni ha già rassegnato le dimissioni e entro la fine della settimana dovrebbero arrivare anche quelle della consigliera di Forza Italia. I due partiti di centrodestra lavorano adesso per un proprio progetto ed una propria lista per le elezioni, progetto che potrebbe convergere in quello di Roberto Esposito. Era da tempo che stavo maturando questa decisione per delle idee che non erano più in sintonia con quelle che erano quelle della Giunta Marchetti, e poi chiaramente perché in vista delle prossime amministrative avevamo chiesto un cambio, un rinnovamento della Giunta, un cambio, persone nuove, idee nuove, un cambio di rotta. E questo non è stato condiviso dal sindaco Marchetti, che chiaramente ha detto che la squadra sarà sempre quella di punta a capo. Posso parlare a nome di Rita, presumo che la sua scelta sia quella di dare le dimissioni, credo. Questo significa che assisteremo ad una lista formata da Forza Italia e Lega alle prossime amministrative? Abbiamo parlato in maniera molto costruttiva, per cui prevedo e penso che noi con Forza Italia possiamo portare avanti un progetto alternativo senza nessun problema. E che convergerete nel progetto di Roberto Esposito, Coraggio Italia? Parlato anche con Coraggio Italia, con Roberto Esposito, siamo in sintonia su tante cose, però ancora è tutto in divenire.
La nostra pagina sportiva, tutta esaurita sera per il weekend di Strade Bianche, la classica del nord più a sud d'Europa, che ogni anno incanta il pubblico di tutto il mondo con il suo percorso. Oggi il taglio del nastro e per noi c'era Cristiana Morti. Tutto è pronto per la classica del nord più a sud d'Europa, che vedrà aumentati chilometraggio e settori di sterrato, 215 km con 15 settori per 71 km di strade bianche, grazie all'introduzione di un circuito finale da ripetere due volte per permettere al pubblico di assistere a più passaggi dei corridori. Torna la gara ciclistica Strade Bianche a Siena con partenza e arrivo in Piazza del Campo. Al via una parata di stelle delle due ruote sia per la gara maschile che per quella femminile, per poi lasciare spazio la domenica, come di consueto, alla Gran Fondo riservata ai dilettanti. Ma sulle due giorni dedicate alla bicicletta incombe il maltempo, che potrebbe però rendere più epica la corsa dei professionisti. Sicuramente questa è una manifestazione che vuole diventare, diciamo, una delle monumento del ciclismo mondiale, e far sì devi avere anche un percorso che abbia, come dire, un chilometraggio adeguato per quelle che sono le classiche mondiali. Il maltempo, è chiaro che facendo un percorso come quello di Strade Bianche il maltempo in qualche modo occupa un posto di privilegio, perché in qualche modo te può determinare sicuramente il vincitore finale di questa corsa. Negli anni passati c'era il problema della polvere, probabilmente domani avremo il problema del fango, ma questo è l'epica del ciclismo, per cui questo è quello che serve per far diventare monumento una corsa come questa. E oltre allo sport, al weekend di sport, di grande sport, ci sono grandi opportunità per la città, per i commercianti, per coloro che hanno strutture ricettive, per i nostri ristoratori e per tutti coloro che vorranno godere di questo weekend. C'è poi il maltempo che incombe come una spada di Damocle. RCS e le nostre macchine, la nostra macchina comunale sono organizzatissimi, e quindi Strade Bianche bagnate, Strade Bianche fortunate, Gran Fondo bagnata, Gran Fondo fortunata. Non c'è nessuna preoccupazione, ovviamente se il tempo migliora siamo più contenti. Il CONI porta lo sport di base nelle scuole primarie e dell'infanzia grazie a un progetto realizzato in collaborazione con il Comune di Siena. Filippo Megnattini. Lo sport di base arriva nelle scuole primarie dell'infanzia con il progetto del CONI. Tutti i piccoli del territorio senese sono coinvolti in attività ludico-motorie sotto l'occhio attento degli istruttori, che per 12 lezioni da circa un'ora insegnano ai giovani alunni le basi dell'attività sportiva. Sono circa 700 bambini. A livello globale i nostri progetti, lo dicevamo prima, coinvolgono circa 100 operatori, perché oltre al progetto che facciamo qui a Siena, grazie alla collaborazione con il Comune di Siena, abbiamo altri progetti, un altro progetto che facciamo in collaborazione con la Fondazione Monte dei Paschi, su Siena, Arezzo e Grosseto, e globalmente sono appunto moltissimi sia gli operatori che vengono qui nelle scuole e anche docenti che interagiscono con gli operatori. Si tratta di un progetto importante in collaborazione ovviamente con il CONI e le scuole, che coinvolge le scuole primarie statali, le scuole di infanzia comunali e statali, per un totale di circa 700 bambini, un percorso di avvicinamento alla conoscenza dello sport, di consapevolezza per i bambini, di informazione, che il Comune ha inteso appoggiare e supportare in maniera molto convinta, che viene ovviamente dagli anni passati, ma che quest'anno è stato implementato, e questo ci fa veramente piacere. L'attività è stata presentata dalla Scuola di Infanzia Il Castagno dell'Istituto Comprensivo Mattioli. È una delle varie attività che ovviamente nel nostro istituto si stanno attivando. Il CONI è uno degli stakeholder che più di tutti ci stanno aiutando a stimolare questo tipo di attività. L'attenzione dei miei docenti è sempre rivolta appunto anche a strutturare gli ambienti, tant'è vero che grazie anche al PON Infanzia abbiamo acquistato nuovo materiale per stimolare sempre di più questo tipo di attività. È essenziale per questa fascia d'età, quella dell'infanzia, il lavorare sull'esperienza e quindi sul gioco e su tutto ciò che i bambini vivono spontaneamente attraverso il gioco stesso.
Ed era questa la nostra ultima notizia. Vi ricordo che torna una nuova puntata di storie da raccontare dopo le previsioni del tempo, che ci saranno invece subito al termine della nostra edizione del TG. Ma vi ricordo anche che domani torna la nostra edizione dell'informazione locale a partire dalle 20.30, mentre dopo ci sarà una nuova puntata di 7 giorni. Grazie per essere stati in nostra compagnia.